Temi Seba è un attivista panafricano che in un suo scritto riporta le seguenti nozioni. Afferma che la conservazione della propria identità è l'ultimo bastione di resistenza al mondialismo. Quelli che conoscono un minimo i fatti della guerra planetaria che viviamo oggi sanno che le élite hanno prodotto un concetto vestito dal mantello dell'amore e della pace, mentre il contenuto è genocidario. Ci parlano dei diritti dell'uomo, ma vogliono soprattutto che l'uomo cammini dritto nella trappola che questi demoni dal volto umano li tendono. Il multiculturalismo genera una società multiconflittuale. Se è evidente che la condivisione arricchisce, non possiamo neanche negare che la coabitazione forzata distrugge. Lo penso al più dal profondo del mio cuore, ne ho fatto l'esperienza. Perché è importante tirare fuori Kemi Seba? In quella che è la narrazione della sinistra progressista, il multiculturalismo sembra qualcosa di eccellente, insomma un laboratorio che ha portato solo benefici alla società, ma in sé non è così. Lo posso anche in qualche modo dichiarare perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Il multiculturalismo, diciamo che è una forma molto sottile di ghettizzazione. Lo stesso Kennan, che è un intellettuale inglese, afferma che con il multiculturalismo si creano dei veri e propri contenitori. Quindi le comunità che vivono all'interno di una società occidentale, non solo, e in questo modo si ritrovano relegati e ghettizzati. Quindi quelli che sono le leggi o diciamo i diritti della società maggioritaria, loro non ne possono beneficiare, in quanto si accetta che loro abbiano delle loro regole, una sorta di loro ordinamento parallelo, un po' quello che succede in Inghilterra con le corti della Sharia. E secondo uno studio fatto dalla BBC, le corti della Sharia hanno messo in luce che a pagarne le conseguenze di questo istituto giuridico sono soprattutto le donne e i bambini. Si è notato che donne e bambini subiscono delle gravi violazioni dei diritti umani all'interno delle corti della Sharia, in quanto la donna ottiene la metà dell'eredità, un po' come avviene nei paesi arabi. Anzi, scusate, nei paesi musulmani, perché anche le Maldive sono musulmane e applicano la Sharia. Inoltre l'affidamento dei figli minori viene sempre concessa solo all'uomo, quindi la donna si ritrova senza più la possibilità di rivedere i suoi figli. Inoltre un altro problema che si è evidenziato è che la proprietà, quindi nel caso in cui la casa familiare, non viene più concessa alla donna, bensì viene sottratta a lei per concederla al marito. Tante volte diciamo che ci sono anche stati dei fenomeni di conciliazione tra l'uomo e la donna, quindi non si è arrivato al divorzio, ma la donna ha dovuto diciamo mandar giù un boccone molto amaro, che è stata quella della poligamia. Quindi per non subire il divorzio, quindi ritrovarsi senza mezzi di sostentamento, ha dovuto accettare in Europa, parliamo dell'Inghilterra, di uno stato liberale democratico, quella che è la poligamia. Fatto sta che continuano a decantare il multiculturalismo come qualcosa di veramente raffinato. In sé diciamo che il multiculturalismo è vantaggioso solo per o gli uomini o gli estremisti. Per le donne è semplicemente una trappola. Perché? Perché cosa succede? Nel momento in cui tu accetti che in quelle comunità ci sono hanno delle loro regole, metti la donna nella condizione di non poter godere degli stessi diritti di una donna europea. Quindi non può adire a quello che è un giudice ordinario, non può nemmeno pensare di autodeterminarsi, perché se tu fai parte di una comunità chiusa e in qualche modo non secolarizzata, ti ritrovi insomma in situazioni veramente disastrose. Un'altra cosa importante invece da tenere presente è il caso del Belgio. Sappiamo tutti che ci saranno a breve le elezioni in Belgio e si è creato quello che è il partito Islam. Allora, in svariati paesi musulmani quella che è la presenza salafo wahhabita si sta tentando di reprimere, mentre in paesi democratici
si vanno a creare partiti di questa matrice nel cuore dell'Europa. Il punto è, quando è che si creano queste situazioni? Si creano queste situazioni quando la politica, invece che assorbire al suo interno quella che è l'entità laica del mondo musulmano, in qualche modo la rifiuta, ma continua comunque a permettere, a concedere gli strumenti democratici a queste entità. Infatti il Belgio, se avete sentito anche voi, ci sono svariate testate che ne hanno parlato, vogliono introdurre autobus separati per uomini e donne, poi in seguito avremo chissà forse anche le scuole divise in base ai sessi e quant'altro. Quindi è importante, almeno in questo periodo storico, rendersi conto che anche all'interno del mondo islamico c'è una parte laica e quella va in qualche modo posta nella condizione di poter essere attiva civilmente e anche politicamente, insomma deve poter fare politica attiva per contrastare questi fenomeni. Un'altra cosa importante è il fatto che il multiculturalismo apporta una sorta di livellamento a ribasso. Perché? Perché nel momento in cui i partiti progressisti parlano di multiculturalismo non fanno mai riferimento, diciamo, a quelle comunità moderate e che accettano la laicità dello Stato, bensì si affidano più a comunità ortodosse e radicalizzate. Questo perché? Perché la maggior parte delle associazioni di matrice islamista hanno grandi fondi, ricevono aiuti dall'estero, ad esempio il Qatar, il Kuwait e via dicendo, quindi a maggior ragione fanno gola, a differenza delle altre correnti molto più laiche, che non hanno alle loro spalle le valigette, in termini molto, molto volgari, insomma. Per quanto riguarda invece l'immigrazione, proprio perché ci troviamo davanti a questi problemi che diventeranno sempre più grandi con il tempo, ed è il caso di affrontarli adesso che sono di lieve entità, perché in Italia i problemi che ci sono non sono come quelli del Belgio, della Francia o dell'Inghilterra, in quanto abbiamo un'immigrazione molto più giovane e quindi certi fenomeni li vedremo con il tempo. Per quanto riguarda l'immigrazione, allora, l'Italia diciamo che è ancora fresca su quello che è il tema dell'immigrazione, in quanto la prima legge che regola l'immigrazione è del 1986. Negli anni 80 era arrivato mio padre e all'epoca, diciamo, entrare in Italia non era semplice, perché comunque tu dovevi fare la tua fila in ambasciata a Casablanca, l'ambasciata italiana, e in qualche modo dimostrare che eri meritevole di poter entrare in Italia con un visto. Quindi mio padre ha seguito questo iter per poter, insomma, approdare in Italia legalmente. Ovviamente quando il numero di immigrati è andato aumentando, diciamo che il Parlamento italiano ha avuto la necessità di creare una legge sull'immigrazione, che è datata 1986. Da lì però diciamo che l'immigrazione ha sempre seguito quello che è il principio del lavoro. La stessa agenzia del lavoro, l'OIL, affermava che l'immigrazione si doveva basare sul lavoro. Quindi noi abbiamo avuto svariate leggi sull'immigrazione che si basavano su questo. Quindi la persona che voleva immigrare in Italia doveva avere un lavoro che lo attendeva e soprattutto i mezzi di sussistenza. Quindi non è che potevi arrivare in Italia e pensare di poter, insomma, vivere alla giornata. Dovevi avere gli strumenti per poter vivere in Italia, quindi non dovevi essere un peso per la società. Anzi, negli anni 80 era anche richiesta quella che era l'assicurazione sanitaria, quindi era ancora più difficile entrare in Italia perché la sanità non era ancora aperta anche per gli stranieri, non era gratuita anche per gli stranieri. Il punto più importante è arrivato con la legge Bossi-Fini. Diciamo che la legge Bossi-Fini, per quanto tanti ne parlino male, in realtà era una buona legge,
in quanto affermava che lo straniero, per poter entrare in Italia, oltre ad avere il lavoro, doveva avere anche i soldi per poterlo rimpatriare. Quindi cosa vuol dire? Che non dovevamo noi cittadini italiani pagare per rimandarlo nel suo paese nel caso in cui gli scadessero i documenti e via discorrendo. Ovviamente intorno a quello che è l'immigrazione si è creato un vero e proprio business, tant'è che io quando ero ragazzina mi ricordavo che nel telegiornale si parlava spesso di contratti di lavoro fasulli che venivano venduti per poter portare persone in Italia, quindi si era creato un vero e proprio mercato di contratti. Cosa è successo? Berlusconi ha in qualche modo arginato questo fenomeno col pacchetto sull'immigrazione. Infatti, come sapete, c'è stato questo business. Qual è il punto sulla questione dell'immigrazione? Che con la politica degli ultimi anni della sinistra, quello che è il concetto del lavoro è stato tolto, in quanto si afferma che tutte le persone hanno il diritto di muoversi liberamente. Il punto è che ci si può muovere liberamente, però bisogna anche rispettare delle regole, regole che non si vogliono più far rispettare. Ovviamente, essendo figlia di un operaio, molte volte mi sono posta il perché di questa libera circolazione. Molto probabilmente si vuole abbassare il costo del lavoro. Quando una persona ovviamente arriva in Italia, non ha i mezzi per potersi mantenere, il suo costo del lavoro è molto più basso di una persona che vive in Italia e ha certe garanzie. Quindi la cosa importante che porta avanti la destra è un'immigrazione di qualità, ma soprattutto altamente scolarizzata, perché nel momento in cui tu accetti un'immigrazione scarsamente scolarizzata diventa un vero e proprio peso per la comunità. Invece riguarda lo Ius Soli, penso che insomma sapete che sono stata un po' la paladina contro questa proposta di legge. Per quanto riguarda lo Ius Soli, in qualche modo si vuole portare avanti questa idea che i diritti sono slegati dai doveri, tant'è che in Italia problemi con la cittadinanza italiana, per l'ottenimento della cittadinanza italiana non se ne hanno. Infatti in Italia ogni anno dal 2017, nel 2017 ci sono state 200.000 naturalizzazioni, quindi non si è mai posto il problema di riuscire a naturalizzare o meno i ragazzi, in quanto è stato sempre molto facile, perché quelli che sono i requisiti previsti dalla legge sulla cittadinanza sono molto blandi, quindi anche persone che hanno precedenti penali o che non soddisfano quelli che sono i requisiti economici riescono lo stesso ad ottenerla la cittadinanza italiana, e per esperienza lo posso dichiarare, in quanto ho conosciuto persone che si trovano in situazioni economiche molto difficili ma sono riuscite ad ottenerla. Infatti lo Ius Soli, sono contraria a questa proposta di legge, in quanto si pensa che una persona si senta italiano ottenendo quel pezzo di carta, ma non è ottenendo quel pezzo di carta che una persona diventa italiano. Si diventa italiani quando si rendono propri dei valori, e sono i valori contenuti nella nostra carta costituzionale. Infatti viene visto di cattivissimo occhio quello che è il concetto di assimilazione, cosa a cui io non sono assolutamente contraria. Perché? Perché di integrazione se ne può parlare con i miei genitori si sono integrati perché sono venuti in Italia, entrambi avevano intorno ai 25 anni, quindi avevano fatto già una parte della loro vita in un altro paese, quindi era abbastanza normale che non riuscissero a far propri completamente valori e mentalità tipici dell'Italia. Quindi loro sì, hanno accettato quello che è il patto sociale, però comunque rimangono delle differenze tra una persona italiana, doc, e uno che è arrivato a 25 anni, 30 anni in Italia. Mentre una persona che nasce e cresce in Italia si può dire assimilato, cioè non si può dire che sia integrato.
L'assimilazione viene vista di cattivo occhio perché si pensa che una persona assimilandosi, almeno ne parlo da musulmana, se viene assimilato diventa categoricamente cattolico. Quindi se tu ti assimili diventi cattolico e dovresti anche cambiare cognome. Quindi per questo c'è un po' di pregiudizio verso il concetto di assimilazione. Ma l'assimilazione in sé non comporta questo. L'assimilazione vuol dire che io mi sento italiano tanto quanto il mio coetaneo che si chiama Paolo, Francesco o quant'altro, ma vuol dire che mi sento italiano tanto quanto Paolo e Francesco perché ho a cuore la sorte dell'Italia, perché se la barca affonda, ci rimetto anch'io, perché se la barca affonda mi sento anch'io leso nei miei diritti, nei miei doveri e nel mio essere cittadino, perché se la barca affonda io dove vado? Per questo io mi sento assimilata e non integrata, perché se l'Italia fallisse io non ho nessun altro posto dove andare. Per quanto io sia di origine marocchine, io non mi troverei mai a mio agio tornando nel mio paese d'origine. Sì, mi troverei bene a stare in vacanza, ma a livello di valori e mentalità no, siamo totalmente lontani e differenti. Quindi penso che le seconde generazioni abbiano svolto più un cammino di assimilazione che non di integrazione.